scritto testualmente che il Movimento 5 Stelle presenta alcuni profili di incostituzionalità. E questa Mi sembra Ferrara, chi l'ha scritto? L'ho scritto io. Se permette, è un giudizio che può essere smentito dai fatti, però le leggo una cosa che credo sia importante. L'articolo 67 della Costituzione, che non le chiedo ma glielo dico io qual è, prevede questo: ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione, certo, ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Ora, voi avete espresso una idea, una posizione che è completamente opposta a questo principio, fino a che si tratta di voler cambiare questo articolo della Costituzione, legittimo, perché è un'idea politica e si fonda su quello del progetto politico. Quello che noi abbiamo sollevato rappresenta un qualcosa di grave che secondo noi è accaduto nel momento in cui il sindaco di Roma e anche altri ha firmato un contratto che prevede una penale da 150.000 euro nel caso in cui non venga portato avanti il progetto del Movimento 5 Stelle e nel caso in cui ci sia un tradimento. Quello rappresenta una grave violazione dell'articolo 67 della Costituzione, perché governare e fare i politici senza vincolo di mandato è un'idea che è stata introdotta nella Carta Costituzionale dai nostri padri costituenti per garantire agli eletti di poter rappresentare il popolo, le persone che lo hanno eletto e non i partiti ai quali, diciamo, fanno capo. Quindi secondo me questo è un grave atto di incostituzionalità e io spero, me lo auguro, anche per fare chiarezza, perché magari noi abbiamo torto, spero che la Corte Costituzionale prima o poi possa esprimersi su questo punto. Le chiedo se corrisponde al vero quello che ho detto, oppure no, oppure se dovesse essere scritto anche io, allora, la lista.